Sulla sessualità in genere, soprattutto i giovani maschi hanno, come dire, seguono delle leggende metropolitane, durate di rapporti infiniti, eiaculazioni che durano giorni e così via. Un grande problema è quello dell'educazione sessuale. Se io potessi dare un consiglio al ministro della ricerca e dell'istruzione in Italia, al ministro della sanità, direi alle nostre due ministre che è venuto il tempo di riportare l'educazione sessuale nelle scuole. Pochi, soprattutto nei giovani maschi, c'è una mancanza di cultura, nel senso che loro non sanno quanto dura un rapporto sessuale. Il rapporto sessuale dura 6,7 minuti in media di penetrazione, e che portare avanti questo tipo di rapporto trattenendo l'eiaculazione, facendo il coito interrotto, determina poi dei fenomeni infiammatori a livello prostatico, e una prostatite poi può portare gravi problemi anche nell'invecchiamento, motivo per il quale io credo che, prendendo spunto da questa banalità scientifica, il vero reale problema sia quello di portare l'educazione sessuale nelle scuole.